È un grande piacere, ma soprattutto un grande onore avere qua con noi a Ci vuole un fiore Ornella Vanoni. Buonasera, ciao Ornella. Come stai? Bene, bene. Che piacere. Faccio quel che onore, che onore. Io non ti ho portato allora, un fiore. Non mi hai portato un fiore? No. E che mi hai portato? Una poesia sulle api. È un fiore, direi, bellissimo fiore. È di questo Publio Virgilio, pensa, un latino. Un latino. C'è un libro così sulle api, si legge. A tutto l'hai letto? Ti leggo. Va bene. Del resto, quando il sole d'oro, respingendo, relega l'inverno sottoterra e dischiude il ciclo, con la luce d'estate le api irrompono tra pascoli e foreste, mietono fiori dai mille colori e librano così, librandosi così sull'acqua e dissetano ai fiumi. Allora, liete, non so per quale dolcezza, nutrono i piccoli nei nidi, con le arti plasmano la nuova cera e lavorano la pasta del miele. Poi, quando uscite dalle celle, ne vedrai uno sciame. Beh, Publio Virgilio interpretato da Ornella Vanoni. Cosa vogliamo chiedere di più? Ma è un fiore, ci hai detto, non avevi portato un fiore, in realtà ci hai portato un fiore strepitoso. Un fisioterapista che è un apicoltore. Ah, pensa. Ah, mi ha raccontato tutto sulle api, poi ho letto tutto, sono curioso. Allora, le api, vuoi sapere delle api? Ma sì, sì. Perché le api sono fondamentali per la natura e per noi di conseguenza. Cioè, loro vanno e prendono il nettare. Siccome sono pelose, quando vanno su un altro fiore, gli portano. Insomma, così questa è la catena delle api. L'ape regina scelgono tra la più bella larva, secondo i loro canoni di bellezza, tipo Biancaneve, quella è la più bella, Biancaneve. Hanno le loro regole. E viene nutrita pappa reale. Certo, la regina. La regina. Pappa reale. Se sono libere muoiono in fretta, insomma hanno poco. Se sono curate in un'arnia da una persona che se ne occupa, può vivere la regina anche a lungo. Allora vediamo, rispetto, poi arrivano i fuochi. Sì. Ah, i fuochi, no, perché fuochi. No, ti volevo interrompere per dire che io mi sono informato un po' anch'io sulle api. Infatti volevo farti questa domanda, ma i maschi, questa storia dei maschi bistrattati, sono fuochi, bistrattati? Guarda, poveretti, servono per inseminare. Non so dove lo mettono perché è una cosa privata. Ah, vabbè, certo, no, ma non lo diciamo nemmeno. Quello è in alto, in basso. Ah, no, dici la localizzazione. Quello non è chiaro per nessuno. Beh, comunque, forse l'apicoltore lo sa, io non lo so. È una cosa molto intima tra le api. Lasciamolo a loro. Però, poverini, il loro pene... Ah, allora vedi, sì, ok. Il loro pene, si può dire. Per il loro penino. Il loro pennino, il pennino, quindi è un pennino con due N. E anche il pungiglione, quindi come la necchestilla, ta, morti. Ecco, belli. Cioè, spero di, allora io non credo nella reincarnazione, spero di non reincarnarmi in un maschio ape, perché non sarebbe fantastica come cosa. Ornella, grazie che ci hai portato questo racconto, insomma, dal punto di vista delle api, diciamo, la loro vita che è veramente preziosa, è veramente un gesto, un fiore importante per noi. Sì. E io allora volevo fare qualcosa per te, volevo togliermi questa soddisfazione, se me lo porti. Devo ringraziare. Devo ringraziare, perché l'anno scorso, 2 anni fa già, mi ha regalato una canzone meravigliosa. Vabbè, te l'ho regalata. E adesso me l'hai regalata. L'hai fatto tu il regalo delle cantate. Non conoscono, ma... Loro, insomma, tra poco la sentiranno. Tra poco la sentiranno. Però adesso permettimi di farti questa dedica. Ti faccio una dedica tutta per... Ho la fortuna di poter dedicare una canzone ad Ornella Vanoni. Non è che capita tutti i giorni. Mi ti godo. E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia. Sai dirmi tu per caso la migliore quadratura quale sia, ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti così sia, ce la incorniciamo, ora butto via. Alla sai allora, parole sulle note sono state
la migliore compagnia per affrontare la stupidità. Abbiamo ancora l'allegria. Allora, se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anno qua giù, com'è? Io sarei una santa anima che canta, che canta equilibrio sopra un'emozione che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore condizionato, l'imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dentro al pianto. Io sono tutto bravo Gabba, Ornello Vanoni, ci vuole un fiore. Allora, volevo dire, quando sono triste chiamo Gabbani e rispondo così: Ornella, Ornella, sarà Ornella, capite? Ornella. Allora mi impegnerò, quando mi richiami ti chiamo Ornella, con la E chiusa. Devo dire. Ti piace Ornella? Allora Ornella, Ornello Vanoni, grazie!